Non so che obiettivo vi eravate posti quando siete partiti, cioè che cosa avete immaginato, ma anche quali sono state, al di là del segnale della cronoscalata del Giro d'Italia, sempre positivo da interpretare, ma quali sono state anche le prime difficoltà o i primi timori? Timori direi di no, difficoltà moltissime, perché siamo pur sempre in Italia. E la nostra burocrazia è proverbiale in tutto il mondo, però le soddisfazioni ci sono e tu mi dici quali sono gli obiettivi. È una domanda enorme che in uno studio televisivo non posso esprimere. Ti dico solo una cosa, che Monte Grappa by Day è un tassello di un progetto molto più ampio. E perciò a noi naturalmente interessa moltissimo il successo di questa manifestazione, però da subito, anzi da 2 anni successivi, abbiamo affiancato subito un altro evento che si chiama Monte Grappa Bike Night, che per caso quest'anno sarà svolto la settimana dopo. Non ti nascondo che i problemi ci sono abbastanza anche pesanti dal punto di vista burocratici. Però io devo dire che il Monte Grappa, se ha un futuro turistico, è quello. Anzi, noi ci crediamo fermamente e fa parte del nostro progetto, infatti, di valorizzazione territoriale, un vero e proprio sviluppo sostenibile. Tutti si riempiono la bocca di queste parole, ma pochi sanno applicarla. Ecco, noi siamo assolutamente certi che questo è il modo.